cosa. Questi armadi sono gli armadi della contabilità dei feudi. Ah, della contabilità. Dello feudo. Grazie. 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 Questa medaglia è per ricordare la presenza a Palermo, la medaglia della città di Palermo. Querido alcalde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si conclude una 3 giorni di grande attrattività internazionale. Nella nostra città, sabato abbiamo partecipato al matrimonio di Jaime con la moglie e abbiamo anche incontrato i genitori degli sposi, facendo riferimento alla grande tradizione reale spagnola e anche alla tradizione nobiliare scozzese. E oggi si conclude questa visita di 3 giorni con questo momento di memoria della presenza dei Borbone e delle Due Sicilie a Palermo. Ricordiamo Carlo III, che da re di Sicilia alla fine del Settecento diventò poi re di Spagna, e ricordiamo il suo figlio, Ferdinando I, prima chiamato III, poi IV, poi infine Ferdinando I, re di Due Sicilie, che nel 1799 si trasferì praticamente quasi ininterrottamente a Palermo fino al 1816, realizzando la Palazzina Cinese, realizzando il Parco della Favorita, realizzando le stanze allo stile cinese del Palazzo Reale. Essere qui è un modo per fare memoria di un pezzo di storia della nostra città, sapendo che oggi l'Italia vive un'altra stagione, ma il modo migliore per vivere oggi è non dimenticare il passato.